Ciao a tutti! Ciao, grandi! Oggi nuovo video un po' particolare. Prima di guardare il video, occhi chiusi e iscrivetevi al canale. Allora, intanto abbiamo attaccato i quadri in cucina dopo 3 anni che abitiamo qui. Ci abbiamo messo un po', però abbiamo attaccati. Carini, eh? Allora, pensa che questo quadro era di mia nonna. Che è viva mia nonna, però ce l'aveva a casa lei. Allora, oggi video un po' particolare perché stiamo aspettando un ospite. Sì, infatti si vede che mi sono appena svegliato. Vedi? Guarda che botta che c'ho. Sì. Stiamo aspettando un ospite, ovvero Mattia, che è il ragazzo di cui vi parlavo nello scorso video, che ha una pagina Instagram che si chiama Ricette per palestrati fini. Sì. E lui è un super cuoco. È un super cuoco amatoriale e ci viene a preparare il pranzo, però non sappiamo cosa. Cioè, lui fa tutte cose super fighissime. Chef a domicilio. Chef a domicilio per noi. E quindi vi facciamo vedere cosa ci prepara, come ce lo prepara. A dopo. Le lenticchie soffiate. Cosa sono le lenticchie soffiate? Il katsuboshi. Poi ho portato dei pentolini e la mia attrezzatura. Ah, c'è l'olio di cocco per saltare i calamari. Ce l'avamo l'olio di cocco, ti stupirò. Sì? Ti stupirò. Poi, questo è lo sciottino di cioccolato, extra fondente. Oh Gesù. Cioè, ci sono 3 tipi di cioccolato. Vabbè, ma io alle 4 devo uscire, ti volevo andare. Il pranzo del battesimo. No, non c'è tanto, eh. No. Aspetta, è arrivato Babbo Natale. Focacce, un antipastino, il risotto. Ma perché scusa, io non ho fatto niente? No, tu sei un po' ridicola. Ma non c'entro niente io. Se c'è il forno marinati con cipollotto e aglio. Ah, quelli sono quelli che Chiara li fa. Li faccio tutte le sere. Questo è una zuppa Thai. Poi, questo è uno scirocco di agrumi. Questo che devo farlo provare su una cosa è un olio di nocciola, pura nocciola. Poi tu tutti i giorni che cucini, per chi cucini? Ma per io te stesso? Tu che quando cucino io questa è una ricottina da assaggiare adesso. Questo è il siero di parmigiano dopo l'infusione. What? Cos'è il siero di parmigiano? Questo è un'essenza di gambero rosso. Questi sono degli zuccherini da mettere sotto la bocca prima di bere un tè o un caffè amaro. Questi sono i gamberi rossi più la seppia, che il calamaro che deve un attimo finire di scongelare. Boh. E ho fatto poco, no? E ho fatto poco. E poi c'è il parmigiano per l'omelette. Ma tante cose, però me lo devi dire che io ce l'avevo, eh. Sì, ma io sono a casa, quindi erba cipollina per l'omelette, novetti e il limone ghiacciato. What? Fatto apposta perché ghiacciato? Io l'ho grattugio ghiacciato. E questi sono gli zuccheri. Che cacchio è? Ah, questo è il sale all'ibisco. Che? Non sale con i fiori di disco. Benvenuti in una puntata di Masterchef. Ecco qua, siamo a Masterchef. Invece. E questa è la Mystery Box. Avete visto tutto quello che c'è nella Mystery Box? Adesso vediamo da queste cose cosa ne esce da mangiare, perché non me lo posso immaginare. Cioè, se tipo la metà degli ingredienti non so manco cosa sono. No, vabbè, che vuol dire? Che dove sei? No, ma sono due ingredienti facili. Sì. L'hai mai mangiato il cazzo bushi? Cazzo bushi. Sì, mi sa che voi l'avete mangiato. Ecco, vedi? L'avete mangiato al ristorante? Sì, Pezzo, lo sapevo. No, perché questo si muove. Sì. Allora non Luca non l'ha mangiato sicuramente, ma guarda. Cioè, questo è tonnetto essiccato, no? Stai tranquillo che Luca non l'ha mangiato. È un guanciale di mare essiccato. Quindi è talmente sottile che col minimo calore si muove, sembra che si muova. Cioè, si muove in realtà. Qui ci abbiamo questi... Questi sono i ceci buonissimi, quelli che faccio tutti i giorni. Scusa, al forno. Qua si parla di far cucinare a Luca. Non lo so se mangiamo a questo punto. Io sto facendo crescere. Quella cosa con gli agrumi. Ma adesso così? Una punta sul dito. Dai, assaggia. Devi sapere che Luca è la persona più schizzignosa che conosco. Poi se mangia pure i sassi, però quando gli dici vuoi assaggiare va in crisi.
Buono. Certo. Buono, buono. Non vuoi cucinare? Che devo fare? Sei veramente una prova di Masterchef cucinò con quello che non è capace, eh? Io sono il parente di Carlo. Il parente. Accettare l'erba cipollina. Un dolcino. Con la padella fredda? Ma tutta? Ma no. Quanta? No, fanne 5. Tipo così? Sì, sì. Quindi ora stiamo facendo uova strapazzate alla francese. Attenzione. Rivisitate, senza burro perché. Senza burro, perché noi ci teniamo alla linea. Esatto. Molto. Allora, queste vanno stracciate. Questo? Sì. Riuscirà Luca a tagliare l'erba cipollina? Vabbè, Bruce, l'erba cipollina la sono capace, sì. La tagli molto meglio del 90% delle persone. Ma torba, io sono alberghiero un corpo mio. Ah, già, è vero che tu. Basta una... così o ancora? No, no, così, no, 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 così, così. Così, perfetto, così, perfetto. Molto bravo, Bruce. Allora, questo stiamo facendo? L'ovetto strapazzato, deve diventare una crema. Tavi tu. No, vabbè, io per farlo strapazzate metto la padella, poi quello si rapprende, io rompo tutto e se sono strapazzate. Allora è ovvio. Qui invece? Eccolo, guarda, sta diventando bianco. Succede qualcosa. Si inizia a rapprendere. Inizia a strapazzarsi? Esatto. Sì, infatti inizia a essere più una, quella consistenza tipo cioccolata calda. Sì, esattamente. Mattia, che cosa fai? Questo è un uovo strapazzato, questo me ne avevo serviti 8. Questo è il nostro cracco. Questo ti sembra un uovo strapazzato? Sembra un uovo strapazzato questo? A Napoli noi facciamo così, secondo te, i uovi strapazzati? Mi passi un panno carta? Rovesciamo? Rovescia, rovescia. Mettiamo un altro tocco di parmigiano. Six hour later. Consistenza cremosa. Ma scusa, il brodino di parmigiano in cosa si mangia? Quello per il risotto. Ah. Serve per tirare il riso. Ah, ok. Chiara già mangerebbe tutto ora. Sì, infatti. Io ho collaborato, ho tirato fuori il pane dal tostapane. Cioè, in realtà ci voleva un'altra cosa che non sono riuscito a reperire. Cioè? Per esempio, il tartufo fresco. La Pubi poteva piangere per il tartufo. Questo col tartufo è la morte. Assaggio. Questo col tartufo. Spaccava tutto. Spacca. Raga, buon appetito. E piatto pulito. Questo è col tartufo. Ma che cosa? Vabbè, spacca però. Ma ci vuole idee. È buona? Io voglio un secchio di questo. Questo è brodo di parmigiano e c'è essenza di parmigiano. Cioè il parmigiano viene lasciato sciogliere, si fa sciogliere in una pentola, poi si lascia tutta la notte a riposo e si formano tre strati, la parte sopra che poi ho messo da qualche parte, il brodo e la parte grassa e pesante rimane tutta sul fondo e si butta. Oh mio Dio. Oppure puoi comprare il formaggio dei poveri all'Eurospin e metterlo sopra al risotto. Assaggia il cazzo, Bush. Sì, credo proprio di volerlo riprendere. E mo fa. Ah, buona. No, non è buona. Non mi piace tanto. Immaginavo. Assaggio anche io. Davvero. Sembra mangiare pesce. È pesce. È pesce, sì. Molto pesce. È tonno, questo è tonno. Va bene. Vabbè, tu mangi solo. Sì, sì, questo sì. Cioè qui già hai fatti tre passaggi là, all'interno di quel. Vogliono 4 ore per fare sta roba. Sono tipo senza parole. Quindi mi servivo, no? Ma infatti perché siamo andati noi a casa di Mattia? E tu hai deciso di far venire Mattia qua. Potevo andare io a casa di Mattia, infatti.
La prossima volta andiamo noi a casa di Mattia. La prossima volta Mattia viene qua e cucino io. Ah sì, il pasta al tonno però. Va bene, va bene, pasta. No, la specialità di Luca è la norcina. Qui dentro c'è tipo verdure arrostite, c'è tipo il pinocchio, lo scalogno, l'aglio, l'erba cipollina, l'aglietto fresco, lo zenzero, c'è il mango. C'è la pasta di curry, c'è la galanga, c'è la galanga? Sa che galanga è? Sambar, è una spezia, un mix di spezie indiane. Che altra roba c'è? C'è troppa roba. No. Ce n'è abbastanza, il colore diventa marrone. C'è il pomodoro, poi ci vogliono due passaggi. Prima le verdure arrostite, poi ci metti il latte di cocco freddo. Lasci andare, lasci cuocere due ore, poi filtri tutto, intanto fai un altro sorta di brodo con cipollotto, pomodoro, e fai andare, poi filtri anche quello, mischi tutte e due, lasci cuocere un'altra ora, poi lasci in infusione le foglie di limone e i gambi del cipollotto, qualche grano di pepe e poi assaggi e vedi se è giusto di sale o no. 4 ore di cottura per sta roba, pensa un po'. Ce l'avete voi un amico che fa ste cose? Non ce l'avete voi un amico che fa queste cose? La prima cosa che facciamo sono noi, queste, sì! No? Allora va messo questo sopra, sì, i gamberi. Sì. E poi ci va una spruzzatina di limone. Gin, limone e... E gamberi. E gamberi. Qui faccio così. Senza di gamberi. Uso la pinzetta! La pinzetta è super professional. Uso la pinzetta per mettere questi qua. Anch'io do il mio contributo. Mamma mia. Ah, che tu mangi. Saggio, Perché? Mamma, è buono però. Oh, si muove. Che figo! Si muove il cazzabusci! L'essenza del parmigiano. Saggio l'essenza di parmigiano. Ti senti? Come hai mangiato il parmigiano, Bruce? È fit praticamente. È buonissimo. È come mangiare il parmigiano, frate. Sì. Senza la pesantezza del parmigiano. Questo è solo l'essenza del parmigiano, più un pochettino di parte grassa che è affiorata. Oh mio Dio! E finiamo il nostro super pranzo con lo chef, con la torta, non ho capito com'è possibile, senza burro, ma più soffice del mondo, con una bagna di agrumi delizioso, non me lo sto manco a dire, e... sciottino ai tre cioccolati, sempre fatto da Mattia, sempre fatto da un grappino del nonno, se no col cavolo che mangiamo, no, e vicino sciottino di amaretto di Saronno, buono. Fa le pastiera di nonna, sì. Questo è solo l'assaggio.